Ti sei mai trovato nella situazione di dover dire ho perso una valanga di soldi? Io l'ho fatto. Quasi 2000 euro. No, in realtà alla fine sono stati 2000 euro. Pensavo 1815, ma poi sono stati 2000. Ti spiego perché e come è successo, dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi parliamo di una situazione un po' particolare che non ha niente a che vedere col mondo del risparmio e dell'investimento, o comunque del risparmio in maniera laterale ha qualche connessione, ma non con l'investimento. Però mi ritrovo in tasca o sul conto, diciamo, dipende dai punti di vista, quasi 2000 euro in meno. Che brutta botta che ho preso. Cosa è successo? Beh, diciamo che te lo dico a breve, però una cosa che devo dire è che effettivamente il percorso che ho cominciato qualche anno fa mi ha aiutato a fare in modo che questa perdita non avesse un impatto così importante sulla mia vita. Perché avevo il classico cuscinetto d'emergenza, il fondo di emergenza che mi ha aiutato a utilizzare pochissimi soldi di quelli che provenivano dal mio stipendio, diciamo dal mio conto corrente, ma li ho presi appunto dal conto di emergenza e per cui non ho subito la botta in maniera così potente. Detto ciò, vado a valutare il fatto che effettivamente avrei potuto fare meglio, avrei potuto gestire meglio la situazione e oltretutto, se avessi avuto un fondo di emergenza maggiore, adesso non mi ritroverei col fondo sceso a un livello, non dico critico, ma comunque che non mi piace. Mi piacerebbe avere un po' più di soldi ancora sul conto di emergenza. Quello che è successo, te lo faccio vedere. Sai cos'è questa? È la scheda video del mio computer, quello che utilizzavo per montare i video. È una MSI della serie AMD 7990, nuova qualche anno fa, costava 1300 euro. Io l'ho comprata usata, non ho speso 1300 euro, però si è rotta e per cui il computer non funzionava più. Il problema è che adesso con il mining, con tutto quello che è legato al mondo delle criptovalute, questa se la devo comprare adesso, vabbè che non la fanno più, però una scheda nuova ora costa un qualcosa molto, molto, molto tanto assai molto. E per cui ero nella situazione di dover decidere se comprare una nuova scheda video di alta gamma, ovviamente per fare i montaggi video, per fare il rendering fatto bene, oppure se cambiare il PC. Il PC si è rotto, diciamo, la scheda si è rotta 3 settimane dopo la mia decisione, nel senso che ci ho pensato 3 settimane. Questo perché grazie al fatto che programmo le cose, io ero avanti con i video di 3 settimane, per cui mi sono preso tutto il tempo necessario per valutare la situazione e decidere cosa fare. E perché ho perso 1815 euro? Perché alla fine ho comprato un altro PC, che qui non si vede, però magari poi faccio una foto e la faccio vedere. Però si sente? Si sente, sì. E faccio vedere anche quello vecchio. Alla fine ho comprato un nuovo PC, me lo sono fatto fare su misura e l'ho pagato 1815 euro. Però non è finita qui perché effettivamente l'azienda a cui mi sono rivolto non credo avesse capito che mi serviva per fare video rendering di una certa importanza. Per cui diciamo che il processore e la scheda video sono ottime. Il tempo di rendering è diminuito perché prima ci mettevo per un video di 20 minuti circa un'oretta di rendering, adesso siamo sui 15 minuti, per cui insomma hanno capito qualcosa. Il problema è che il case è un po' piccolino e non c'erano abbastanza ventole per andare a disperdere il calore. Questo vuol dire che il mio computer, anzi la mia CPU, a un certo punto arrivava a dei livelli di temperatura intorno ai 115 gradi, che non è salutare per la CPU. Per cui l'ho portato al negozio, ho fatto aggiungere altre due ventole e settimana prossima, io sto registrando il video il 5 di dicembre, qui settimana prossima dovrebbe arrivarmi un dissipatore a liquido che vado a montare sulla CPU, sono altre 60-70 euro, insomma alla fine spendo i 2000 euro, che in realtà era la cifra che mi ero preposto, però per
Pensavo di aver trovato un affarino con i 1800 e passa euro. Alla fine spendo quello che mi ero un po' budgetizzato. Diciamo che però questo non deve essere visto come una spesa inutile, perché comunque alla fine monto pubblico 2-3 video a settimana, e montandone a batch di 6 più o meno a ogni domenica, perché ovviamente con il bimbo non riesco a gestire sempre, per cui mi porto avanti quando posso. Tipo una problematica come questa di questa settimana, in cui per 3 settimane non ho registrato, l'ho gestita in maniera piuttosto tranquilla, mentre se fosse accaduto in un momento particolare non sarei stato in grado di pubblicare video per 3 settimane. Questo è una, dicevo all'inizio del video, mi è stato un po' una formazione che mi è venuta da quando ho cominciato questo percorso, perché ho cominciato a programmare le spese, ma ho cominciato anche a programmare il mio tempo. E molte volte avevamo discusso anche col mio caro amico Massimo Cirignotta, il famoso Mr. Billions, che tra l'altro ha scritto un libro di cui farò una recensione più avanti, però vi mostro anche quello. Questo lo dovete comprare, è obbligo, lo dice la legge, e poi faccio la recensione. Comunque, quello che volevo dire è che, avendo un po' cominciato questo percorso di pianificazione, non mi sono trovato in braghe di tela, sono riuscito a gestire le cose anche dal punto di vista temporale. E questo è una cosa che voglio un po' dire a tutti: anche se voi non fate montaggi video, ma fate altro nella vita, gestitevi bene il tempo, gestitevi bene le risorse, trovo qualcosa, perché questo vi porterà a non essere in affanno e in difficoltà nel futuro. Però vi dicevo, non sarà una spesa di 2000 euro in realtà, perché io comunque ho acquistato una scheda per fare gaming e rendering video che è un po' meno potente di quella che ho, per cui pur essendo un computer adesso che non vale più quanto ci ho speso, perché me lo sono montato io quando l'ho creato, comunque credo di riuscire a farci un migliaio di euro. E questa qui, ho visto un po' in rete, per pezzi di ricambio può essere anche venduta, e un altro centinaio di euro forse riesco a farcele. Per cui in realtà il computer mi costerà quasi la metà di quello che ho speso, che appena riuscirò a fare tutte e due le cose, perché la cosa che devo fare con più urgenza è trasferire i dati fra due computer, ne ho trasferite solo una parte. Nel momento in cui finisco tutto, vendo tutto e poi cerco di rimpolpare il mio conto di emergenza. Però ho fatto questo video anche perché volevo sapere, nella stessa situazione, tu cosa avresti fatto? Quali sarebbero state le tue scelte? È un video un po' particolare, perché in realtà racconto un qualcosa che mi è successo, però volevo fare un po' più di video in cui vi faccio fare i fatti miei, perché credo che al di là un po' di quello che di cui il canale si occupa, che è investimenti a risparmio, il fatto di poter organizzare meglio la propria vita, meglio le proprie attività, fa anche parte di questo mondo, perché ci porta in una situazione in cui noi dobbiamo essere in grado di gestire le nostre vite per ottenere migliori risultati. E la parte economica è una parte importante, ma non è l'unica parte della nostra vita. Per cui tu, nella mia situazione, cosa avresti fatto? Avresti solo cercato una scheda video? Avresti aggiornato e comprato un nuovo PC come ho fatto io, magari vendendo quello vecchio? O avresti fatto altro? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, perché è una cosa che mi interessa sapere, diciamo, quali sono le cose che avresti fatto tu. Anche perché nessuno nasce imparato, io potrei aver fatto un errore e mi piacerebbe capirlo anche tramite la community che mi segue. Se questo video è stato di tuo gradimento, un bel pollice in su, e ovviamente se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere altri video dei fatti miei o dei miei investimenti o del risparmio e finanza, che è un po' quello che tratta il canale. Anche per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo video, no? Ciao!